Ritorniamo a parlare delle attività dell'Associazione Soccorso Sociale Onlus di Piaggina, lo abbiamo già fatto nei giorni scorsi con il presidente Kenzo Marra, che torna ad essere mio ospite. Questa volta non è solo perché c'è anche Luigi Marino, che è un volontario. Ciao, benvenuti a Voci dal Cilento, grazie per aver accolto il mio invito. Buongiorno a voi, grazie. Grazie a te che ci dai questa opportunità di poter diffondere un po' quali sono le nostre idee, la nostra organizzazione. Partiamo ancora una volta dalla iniziativa più recente, che è quella relativa all'acquisto di un'ambulanza che intendete perseguire. Avete dunque avviato una raccolta fondi, la cifra da raggiungere è importante, si tratta di 72.000 euro, però insomma la gente comunque comincia a dare il suo contributo. Sì, è vero, noi siamo stati, diciamo, tra virgolette, attenti a quello che succedeva sul territorio. Quando abbiamo cominciato a vedere che nel Vallo di Diano, da quello che ci rapportavano i volontari che operavano lì, che c'era questa esigenza dei trasporti, abbiamo fatto una valutazione insieme alla direttiva e al comitato di gestione di dotarci un'autoambulanza che avesse questa barella anti-Covid. Siamo arrivati a 72.000 euro. Perché i media, i giornali, nonché autorevoli rappresentanti a partire dal governatore De Luca, ci si esprimeva che correvamo qualche rischio del ritorno del virus 19 che potesse reinfettare magari le nostre zone, e quindi dice, corriamo ai ripari in tempo utile. Che dobbiamo fare? Dobbiamo comprare una nuova autoambulanza e in più fornire tapparelli. Motivate da questo, dice, da solo dove andiamo? Abbiamo cominciato a pensare, forse potevamo alleggerire e affrontare con più sicurezza questo acquisto chiedendo un contributo. Ripeto, può essere 10 euro con un bollettino postale, può essere una donazione più consistente, fermo restando che i 10 euro o un'altra cifra che io non menziono neanche, potrebbe essere subito documentato, sarà documentato, l'email nostra c'è sul sito e diciamo che noi abbiamo ricevuto questi soldi. In questi ultimi giorni, non nomino, qualche proloco ha cominciato a fare la sua donazione ed è il nostro territorio, non voglio fare la pubblicità. E allora, se noi garantiamo il servizio quando c'è la sagra, se noi garantiamo il servizio se c'è un'attività sportiva, se noi garantiamo il servizio delle domeniche della salute, ci conoscono sul territorio, quindi sanno anche, tra virgolette, di che pasta siamo fatti, certo, dove vogliamo arrivare. Questo magari fra un mese riusciamo anche a capire quanti versamenti ci sono stati. Se la persona vuol mantenere, diciamo, la privacy, come fa un donatore, la destra non sa, la sinistra, noi ce lo registriamo, se vogliono essere interessati, con una lettera lo facciamo, se no viceversa facciamo un bel elenco di quelli che hanno contribuito a raggiungere i risultati di 72.000 euro. Ci auguriamo naturalmente che non sia necessaria, però insomma in caso di una nuova ondata di coronavirus voi sarete pronti ad affrontarla grazie anche a questa barella oltre che alla vostra esperienza. Ma voi insomma un vostro contributo importante lo avete dato già a Teggiano, proprio a un tiro di schioppo dalla zona rossa. Accanto a te, come dicevo, c'è Luigi Marino, che è uno dei volontari che ha operato proprio a South di Teggiano. Quindi Luigi, volevo proprio chiederti che tipo di esperienza hai fatto sul piano professionale, ma anche sul piano umano ed emotivo. È stata un'esperienza molto, molto bella, ma allo stesso tempo molto sacrificante, perché comunque abbiamo dovuto combattere un virus invisibile che giustamente ci ha fatto molto impaurire, perché per la prima volta è stata un'esperienza nuova. Abbiamo dovuto comunque intraprendere delle nuove attività, grazie anche all'aiuto dei medici, infermieri e tutto il personale, sia di Teggiano che degli altri paesi, siamo riusciti a combattere questo virus, anche perché io facevo parte della postazione di Teggiano dove eravamo centro Covid, quindi insieme all'infermiere Giuseppe Forlano, che
caposalda degli infermieri, e all'autista Pasquale Lopardo, responsabile dei turni e di tutto il personale autista di Teggiano, siamo riusciti a combattere questo virus. Siamo intervenuti in tutto il territorio del Vallo di Tiano, in tutte le zone rosse, partendo da Auletta, Sala Consilina, Padula, Polla, Antenalbano e Caggiano. Però siete andati anche a Scafati in una occasione, vero? Sì, siamo stati anche a Scafati perché siamo dovuti andare a fare un trasporto dove abbiamo portato un paziente che era stato colpito dal coronavirus, un anziano di circa 90 anni, Gian Antonio, che saluto, spero che ci vedrà nell'intervista, che è molto contento e guarito da questa malattia, e siamo riusciti a portarlo a casa ed è stata una sensazione bellissima, e allorché un'esperienza bellissima. Oh, io dico, come presidente, io a lui lo sentivo ogni sera, siccome va, i presidi come sono, Luigi, e poi lui spiegava agli altri amici delle postazioni di Bello Sguardo e Piaggini, mi avvalevo della sua consulenza, anche di Lopardo, per far capire a Piaggini e Bello Sguardo che non c'era il virus, che i nostri uomini erano impegnati sul primo fronte, quindi io devo molto a Luigi. Però ero preoccupato per lui. Beh, certo. Chiaramente tutto quello di cui avevano bisogno, l'associazione faceva fronte. E quando prenderemo questa autoambulanza, spero che la possiamo prendere in fretta, ci vediamo a Piaggino, ci vediamo a Teggiano. E c'è, magari, se qualcuno ha donato un euro, deve stare insieme con noi, è anche il suo risultato. Assolutamente. Noi abbiamo detto prima, da quando siamo partiti, noi siamo partiti proprio alla sprovvedu, non che adesso siamo dei professionisti. Diversi anni fa, continuo a fare il... Ecco, nel 91 io continuo a fare il volontario, solo che adesso sono diventato presidente e tengo più responsabilità. E quello è lo statuto, la copia dello statuto. 1991, quando facemmo la prima associazione, perché dovevamo gestire un'autoambulanza che avevamo fatto una raccolta fondi tra Piaggini, che ha dato il maggior risultato, Valle dell'Angelo, Sacca e Laurino. E ripeto, per me le barriere non ci sono, come non lo, le barriere non le tiene il coronavirus, viaggia. E la nostra associazione ha una storia lunga, consolidata nel territorio. Facciamo le Domeniche della Salute, dove già Luigi è impegnato a Sant'Angelo Fasanello e Luigi D'Anamà. Quando andiamo su Castello e ci stanno autista corridore, infermieri, certo. Quando andiamo su Feritta la stessa cosa, andiamo su Teggiano la stessa cosa, comunque abbiamo un'organizzazione capillare che ci mette in condizione non di competere, che non è quello che ci anima, però sapendo che anche noi abbiamo cognizione di causa e formazione, ma soprattutto abbiamo la volontà di essere volontari. Enzo, voglio concludere con una panoramica delle vostre attività che sono sintetizzate però in due calendari, uno dei quali alle vostre spalle, quello del 2019. C'è il 2019 e dico che brilla di rosso le cose che abbiamo fatte. Poi abbiamo il 2018 e diventa ancora più rosso, che non è spezzato dal calendario. Poi abbiamo il 2020, è un calendario un poco più contenuto, è da tavolo, e quindi nei mesi si vedono le attività che abbiamo fatto sul territorio, le iniziative che abbiamo fatto con i volontari. Siamo stati a Castello, Felitto, dove siamo stati. Io, tra l'altro, a me piace fare le foto, quindi fotografo e poi lo trasferisco su calendari che poi diventano storie, sono fatti e atti che abbiamo messo in campo sul territorio. Perciò ripeto, questo dono lo sceglie ognuno come vuole, certo. Però ci conoscono. Quindi poi abbiamo fatto i campi scuole in montagna con i ragazzini, ci abbiamo ospitato anche i ragazzini del campo scuola, gli abbiamo insegnato queste cose, abbiamo fatto il primo soccorso, abbiamo fatto alternanza scuola-lavoro, gli abbiamo insegnato sempre il primo soccorso. Quindi da noi escono arricchiti, perché certo, loro hanno esperienze, e a me piace allargare il fronte su cui possiamo collaborare e trasferire la nostra esperienza al territorio.
A tutte queste esperienze abbiamo inserito anche l'esperienza del coronavirus. Ecco, di quella potevamo fare a meno, Luigi, però anche quella purtroppo fa Infatti. parte del nostro bagaglio di esperienza di vita. Allora, signori, grazie per essere stati con me oggi, ci ritroveremo ancora per parlare ancora delle vostre attività. A presto. Grazie a voi. Saluto allora il presidente dell'Associazione Soccorso Sociale di Piaggine, Vincenzo Marra, e il volontario Luigi Marino. Vi ringrazio naturalmente per l'attenzione.